bentornati sul canale. Oggi vi faccio vedere una ricettina golosissima, ma soprattutto sana. Questa è la base per creare il gelato vegan. Vi occorreranno pochissimi ingredienti ed è davvero davvero semplice da realizzare. Non vi occorrerà la macchinetta per fare il gelato, assolutamente. Vi occorreranno dei semplicissimi ingredienti che potete trovare al supermercato. Allora, vi occorreranno 3 scatole di latte di cocco. Questo lo potete trovare alla Lidl e costa solamente 99 centesimi. 2 di queste scatole le andiamo a mettere all'interno del frigo, mentre un'altra la apriamo. Prendiamo una pentola e ce la versiamo all'interno perché andremo a creare il latte condensato, ovviamente totalmente vegetale. Dopo aver messo la nostra lattina all'interno di una pentola, ci mettiamo 2 cucchiai di zucchero di canna. Potete anche metterne di meno o di più, a vostro piacere. Io vi consiglio comunque 2. Dopodiché lo andiamo a mettere sul fuoco e lasciamo bollire il composto. Vi ci vorranno circa 10-15 minuti, quindi non abbiate fretta. Passati 15 minuti, continuando comunque sempre a mescolare, andiamo a mettere il nostro latte all'interno del frigo e lo lasciamo una notte intera. Il giorno dopo vedrete che si sarà creato il nostro latte condensato. Potete utilizzare questa ricetta anche per fare altri dolci. Prendiamo adesso nel frattempo gli altri 2 barattoli di latte di cocco e prendiamo solamente la parte solida, lasciando l'acqua nel fondo. Quella la utilizzeremo per dei frullati. Adesso ci mettiamo all'interno un cucchiaio di dolcificante, in questo caso io utilizzo lo sciroppo d'agave, potete anche non metterlo, e iniziamo a frullare creando appunto la nostra panna di cocco. Frullate bene e nel frattempo poi aggiungiamo il latte condensato. Adesso dividiamo il composto in 3 parti perché faremo 3 gusti di gelati differenti. Il primo ho deciso di farlo al cacao, quindi lo vado a mettere all'interno di un contenitore e ci vado a mettere un cucchiaino di cacao amaro. Potreste metterci all'interno anche delle gocce di cioccolato, per esempio, e fare la stracciatella. Mescoliamo bene, dopodiché questo composto andrà in freezer insieme agli altri, ovviamente, e lasciate riposare un pochettino. Io vi consiglio di metterli in freezer, però ogni tanto andateli a dargli una mescolata, altrimenti la parte di sopra si solidifica rispetto alla parte di sotto. Quest'altro invece ho deciso di farlo alla fragola, quindi taglio pezzettini di fragola, mescolo bene e anche questo metto in freezer. L'ultimo invece ho deciso di farlo al biscotto Oreo, ovviamente l'Oreo non è vegan, però ho deciso di mettere quello solamente per fare scena. In realtà non mi piace neanche molto il biscotto Oreo, preferisco i pan di stelle, a dirvi la verità. Comunque metto appunto dei pezzettini di biscotto all'interno e faccio la stessa cosa che ho fatto con gli altri, mescolo e metto all'interno del freezer. Come vi dicevo, ricordatevi di mescolare ogni tanto anche se il composto è nel freezer, perché poi vi spiegherò, si solidifica tantissimo. Passato circa un'oretta, il vostro gelato sarà pronto. Vedete, la consistenza è perfetta, è uguale, è identica a quella del gelato. Questo è il gelato al cacao che ho deciso di condire con un pochettino di gocce di cioccolato e qualche nocciola. È buonissimo. Sembra quasi il Nesquik. Questo invece è quello alla fragola. E infine questo qui è quello all'Oreo, buonissimo anche questo, vi dico la verità, col biscotto dentro è la fine del mondo. Poi si sente tanto il cocco, quindi è davvero fantastico. Allora, questo qui lo potete conservare nel freezer, però ricordatevi, prima di mangiarlo dovete tirarlo fuori almeno un'ora prima perché si indurisce tantissimo, non rimane liquido come il gelato, perché come ben sapete nel gelato ci sono tantissimi grassi idrogenati che appunto permettono di fargli avere una consistenza un po' più cremosa, qui invece no. Comunque se lo tirate fuori un'oretta e lo lasciate in frigo, la consistenza rimarrà come quella del video. Spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, se lo fate fatemi sapere qui giù nei commenti. Ricordatevi di iscrivervi al canale e anche di iscrivervi al mio Instagram. Io vi aspetto, vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!